Ah, quindi non la palla torna alla squadra italiana. scusami. E quindi è la volta di Carolina Pacchi di Make a Cube, un incubatore italiano a Milano, così potete fare un po' di confronti nella partita US versus Italy. Mi sembra impari. Allora, buonasera a tutti e grazie mille naturalmente per l'opportunità di essere qua. Io sono un socio di Avanzi Make a Cube, insegno al Politecnico di Milano e vi racconterò questa sera la storia di un'impresa. Tu mi avvisi quando siamo quasi alla fine, Filippo. Vi dirò in estrema sintesi che cos'è, come è nata Make a Cube, che è appunto un incubatore per imprese ad alto valore ambientale e sociale, perché è nata e brevemente che cosa facciamo, anche perché l'impresa è abbastanza giovane, è nata lo scorso anno, quindi abbiamo alcune prime risultati, ma forse abbiamo bisogno di una storia più lunga alle spalle. È il primo incubatore in Italia specializzato in imprese ad alto valore ambientale e sociale e quindi seleziona, affianca, accelera, accompagna giovani imprese che hanno come principale obiettivo la creazione di valore ambientale e sociale. La creazione di valore ambientale e sociale non è evidentemente alternativa alla creazione di valore in senso più tradizionale. Adesso cercheremo anche di capire come questa articolazione, che è già stata toccata nelle relazioni precedenti, che è un punto nodale molto complesso, come noi abbiamo cercato di declinarla nel caso di Make a Cube. Ovviamente l'idea è di lavorare con chi è capace, chi ha la volontà, chi ha diciamo, l'intento di portare cambiamento, di portare cambiamento attraverso le proprie idee, il proprio lavoro, le proprie competenze, accompagnare start-up, piccole imprese, profit e non profit. Tornerò su questo tema del profit e non profit perché credo che sia veramente molto importante essere capaci oggi di superare questa dicotomia che in qualche modo ci ha condizionato e ci condiziona. E per fare questo naturalmente Make a Cube raccoglie tipi di competenze diverse, sia di tipo strettamente di imprenditori, manager e professionisti, non solo esclusivamente nell'ambito ovviamente della gestione aziendale. Un elemento interessante è che cos'è Make a Cube? Make a Cube è un SRL che però si è data uno statuto che vi invito, se avete questa curiosità, ad andare a vedere sul nostro sito. È la prima impresa low profit in Italia. Abbiamo cercato di lavorare all'interno ovviamente di quello che permette il codice civile per creare un SRL a statuto sociale che ha alcuni vincoli rispetto in particolare la questione della distribuzione dei dividendi e dei profitti e anche rispetto alla questione delle remunerazioni. Allora, noi siamo convinti che per fare impresa, e qui effettivamente l'obiettivo è fare impresa, mettendo al centro i valori ambientali e sociali, sia corretto anche sperimentare delle forme nuove. Le forme nuove ovviamente obbligano ad andare oltre quello che la regolazione italiana permette di fare, nel senso che da un lato noi abbiamo ovviamente tutto il mondo non profit, abbiamo la cooperazione sociale, abbiamo l'impresa sociale in senso stretto, quella della legge 55, che però forse non aiuta molto da questo punto di vista. Allora noi abbiamo cercato di, stando all'interno appunto di quello che è un'impresa, dare priorità alla massimizzazione dell'impatto sociale e ambientale rispetto alla produzione di profitti, che naturalmente è strumentale rispetto all'altro obiettivo. Questa è un'impresa, quindi non si può pensare che ci sia un trade-off tra queste due, però dare una priorità alla prima, alla produzione di valore ambientale e sociale e di impatto ambientale e sociale, dando un limite quindi alla distribuzione dei profitti tra gli azionisti e un cap alla remunerazione del capitale. C'è anche una dimensione di equità, nel senso che noi abbiamo posto un limite nella differenza di remunerazione tra, diciamo, la posizione più bassa e la posizione più alta. Questo ovviamente è una cosa è metterlo nello statuto, una cosa poi dopo è farlo e quindi crediamo che una valutazione accurata di quelli che sono gli impatti e quindi anche una grossa trasparenza rispetto a questo sia un tema molto rilevante.
Brevissimamente, chi sono i due soci? Avanzi è un SRL che lavora a Milano dalla fine degli anni 90 sull'ambito dello sviluppo sostenibile, che oggi sostanzialmente si articola in tre rami: da un lato un'attività di ricerca nel think tank, un'attività di consulenza alle imprese, diciamo, già consolidate su temi appunto di sostenibilità, e un habitat, cioè un luogo nel quale convivono una serie di imprese, in parte le start-up che Make a Cube sta incubando, e in parte una serie di giovani imprese con cui c'è una forte condivisione valoriale. E l'altro socio è Make a Change, che invece è un'associazione che ha di persone e di organizzazioni che appunto è stata tra i primi a promuovere una nuova frontiera del welfare privato. Non riapro queste questioni che sono state già introdotte molto meglio da chi mi ha preceduto. Naturalmente noi ci muoviamo in un mondo in cui l'arretramento del welfare in generale, del welfare locale, significa l'emergere di nuovi bisogni, però andiamo anche oltre questo. Ci sono bisogni che forse non sono legati a ambiti sui quali l'amministrazione pubblica era abituata ad agire, che stanno emergendo e che vanno in qualche misura intercettati. C'è un tema naturalmente di sostenibilità ambientale, di innovazione sociale. In questo paese forse oggi più che mai il rischio di perdere buone occasioni, buone idee potenzialmente creatrici di valore è molto alto, non solo perché i giovani vanno all'estero eccetera, ma perché sappiamo bene che su questo appunto ci sono anche significativi fallimenti del mercato lungo questa frontiera. E l'ultimo punto è proprio quella della dicotomia tra profit e non profit. Noi non crediamo che questa dicotomia sia significativa guardando verso il futuro. Evidentemente queste dicotomie hanno costruito forme di modalità di azione e forme organizzative che pesano. Però noi crediamo che se si parla di innovazione sociale, di creazione di valore ambientale e sociale, la questione fondamentale non sia la forma societaria, il profit o non profit, sia la capacità di guardare oltre. Rapidamente, che cosa facciamo? Make a Change seleziona idee imprenditoriali che Make a Cube seleziona idee imprenditoriali che arrivano attraverso diversi canali. Identifica quelle che hanno un maggiore potenziale dal punto di vista appunto dell'impatto ambientale e sociale possibile rispetto ai contesti nei quali si muovono, e propone un'azione di accompagnamento che può essere anche abbastanza diversificata. Non descrivo nel dettaglio ciascuno di questi servizi. Questi tipi di accompagnamenti possono essere sia abbastanza rapidi, possono essere accompagnamenti che durano nel tempo. Possono riguardare un gruppo di start-up, ad esempio, che lavorano insieme per un certo periodo, quello che noi chiamiamo l'incubazione ad alta densità, in cui c'è la possibilità di lavorare insieme e di condividere per queste start-up tutta una serie di attività di accompagnamento, di formazione, di accelerazione. C'è anche un ramo abbastanza significativo che è legato alla possibilità di lavorare con grandi imprese o con enti comunque consolidati che si mettono a disposizione non solo le proprie risorse finanziarie ma anche le proprie risorse di competenze gestionali, manageriali, organizzative eccetera per far nascere nuovo business. Una questione fondamentale per ogni startup, veniva detta anche prima, per l'innovatore sociale è la solitudine, la buona idea e la difficoltà di farle fare un salto attraverso un sistema di relazioni. Una delle attività che fa Make a Cube è di mettere in relazione l'innovatore sociale, il change maker, con tutta una serie di altri attori che possono essere cruciali per far fare appunto questo salto di qualità. Un network è sia un network di competenze in senso stretto, sia un network di possibilità. Pensate ad esempio a tutto il mondo ovviamente della possibilità di trovare finanziamenti, sui quali non apro una parentesi, ma che è evidentemente un tema molto rilevante. Un'ultima cosa che vi lancio: Make a Cube è coinvolto in un progetto con Telecom Italia e Expo Milano in vista di Expo 2015.
Lo dico non a caso qui, perché vedo molti giovani che seguono oggi pomeriggio. È un concorso che ha l'obiettivo di accompagnare attraverso una accelerazione ad alta densità che si terrà a Milano la prossima primavera, 10 buone idee che possono avere degli impatti positivi, dovrebbero cambiare la vita a 10 milioni di persone, io ve la lancio come sfida, diciamo, sui temi di Expo 2015. Quindi idee che possano essere idee imprenditoriali ad alto valore ambientale e sociale, che possano essere messe in relazione con i temi di Expo 2015, che sono da un lato ovviamente i contenuti di Expo 2015, nutrire il pianeta, ma dall'altro anche il modo in cui la città di Milano, il contesto milanese e lombardo saranno capaci di rispondere alla sfida di Expo 2015, che porterà ovviamente una serie di visitatori, eccetera. Vi invito, se siete interessati, a guardare il sito di Make a Cube, a scrivere a questa mail, e scade alla fine di dicembre. Io mi fermo qua. Ma ti chiedo una cosa, perché questo interessa loro: ma che premio c'è per questa gara? Noi che siamo un po' venali. Sì, allora, il premio è di due tipi. Ci sarà da un lato appunto questa attività di accompagnamento che durerà 2 mesi. Le 10 idee che saranno state selezionate, le loro spese verranno coperte interamente, quindi verranno ospitati, nutriti, eccetera, eccetera, a Milano per 2 mesi, e gli verrà fatto questo accompagnamento, che non sarà solo un accompagnamento di accelerazione imprenditoriale in senso stretto, ma ci saranno anche ovviamente possibilità di lecture, seminari, eccetera. Le più forti idee che verranno fuori da questo processo saranno poi accompagnate, attraverso ovviamente anche i promotori Expo e Telecom Italia, a incontrare dei finanziatori interessati poi a attuare entro, diciamo, Expo 2015, mettere in pratica quest'idea. Grazie.